Continuano a soffrire da chiudere diverse attività nel centro storico di Catanzaro. Nella centralissima area di Piazza Roma, nelle ultime settimane, infatti, un paio di commercianti hanno già deciso di abbassare definitivamente la saracinesca. Qualcun altro ha annunciato di farlo a breve. Nell'area del San Giovanni le cose vanno un tantino meglio, ma non per tutti. C'è grande preoccupazione in molte famiglie e continuano ad arrivare segnalazioni alla redazione di RTC del Giornale di Calabria per informare le istituzioni di tale grave situazione. Ai commercianti in sostanza non piacciono le politiche del comune, al quale addebitano in primis l'incapacità di rilanciare il centro con una strategia di rivitalizzazione vera ed efficace. Dall'altra parte Palazzo De Nobili evidenzia che il comune non può entrare nella sfera privata di ogni singola attività e che gli stessi commercianti dimostrano tuttora di non avere una proposta unica e comune da sottoporre al comune per rilanciare l'area vitale della città, disperdendosi e dividendosi tra visioni ed ottiche differenti. Noi di RTC intanto continuiamo a fare la nostra parte. Giovedì, in occasione della presentazione del nuovo allestimento della funicolare a Piazza Roma, abbiamo informato della preoccupazione della cittadinanza lo stesso sindaco Abramo, che ha risposto ai nostri microfoni. Sindaco, andiamo alle cose meno belle. Proprio qui davanti a noi hanno chiuso tre attività. Noi di RTC, così come tutte le altre redazioni, insomma, riceviamo costantemente lettere, telefonate, insomma, cercando di poter fare qualcosa da tramite con le istituzioni. Tre attività hanno già chiuso e sappiamo che qualcun'altra potrebbe chiudere da un momento all'altro. E che molte volte c'è grande confusione anche da parte della gente a mischiare il privato con il pubblico. Il pubblico non può fare niente per il privato, perché altrimenti dovremmo porci il problema di tutte le aziende che chiudono. E allora ci aspettiamo che siano le associazioni a proporre qualcosa, perché gli enti locali non possono dare né contributi né possono fare iniziative per il mondo privato. E quindi c'è sempre questa confusione, andare a chiedere al pubblico che deve fare tutto. Quindi al pubblico le si chiede di interessarsi di sanità quando non abbiamo competenze sulla sanità, di interessarsi delle attività commerciali quando non abbiamo nessuna aderenza legislativa, nessuna opportunità legislativa né di finanziamento per le attività commerciali. Possiamo solo promuovere se le associazioni si fanno avanti, sicuramente delle politiche che possono incentivare anche il commercio. Quando non arriva la prima proposta da Confindustria, perché altrimenti Confindustria che ci sta a fare? Ma questo è un esempio, non è che ce l'ho con Confindustria, sto dicendo Confindustria rappresenta le imprese, se un'azienda mi va in crisi deve intervenire Confindustria. Se vanno in crisi le attività commerciali devono intervenire le tre associazioni di categoria che li rappresentano. Non c'è nessuna proposta se non il POIC fatto dall'amministrazione comunale, però non c'è spinta da questo punto di vista, quindi ognuno deve fare la sua parte. Non è possibile pensare che ci sia uno solo ente che può sopperire all'intero comprensorio cittadino e anche provinciale. Non esiste da nessuna parte d'Italia.